Come probabilmente avrete intuito, oggi vi parlerò di un aspirapolvere senza filo, in particolare di questo aspirapolvere, e cioè il Dreamy V10 Pro che mi è stato inviato gratuitamente dall'azienda all'incirca un mese fa, quindi è eh, circa un mese che io sto utilizzando questo strumento e quindi sono pronta a parlarvi delle mie impressioni di utilizzo. Le varie parti di cui è composto questo strumento con i vari accessori ve le ho mostrate velocemente nell'unboxing che faceva da introduzione a questo video, adesso eh, vi rifaccio vedere una per una le parti e ve le descrivo in maniera eh, dettagliata. Allora questa è eh, la parte che contiene il motore la batteria eh, il serbatoio due filtri poi c'è anche eh, l'impugnatura con il grilletto di accensione e spegnimento il serbatoio che fa da collettore della polvere si apre semplicemente cliccando questo bottoncino quindi è molto molto semplice eh, ci sono poi due filtri che sono uno il filtro epa che è questo qui eh, che eh, si smonta eh, semplicemente svitandolo facendo un mezzo giro eh, ed è a sua volta eh, smontato e lavabile quindi tutte le parti sono eh, lavabili e questo consente ovviamente una pulizia molto più semplice c'è poi anche il filtro eh, interno al serbatoio eh, anche questo si svita molto molto facilmente quindi è semplicissimo da rimuovere e si può rimuovere sia come vi ho mostrato nella clip quindi a mano diciamo sia infilando questo accessorio e eh, svitando quindi in Entrambi i modi è assolutamente semplicissimo. Una volta estratto, anche questo filtro può essere eh, lavato con acqua corrente. Eh, le raccomandazioni dell'azienda sono di lasciar asciugare queste parti che sono lavabili per almeno 24 ore. Qui abbiamo poi i tre buchini con i LED che eh, fanno da indicatore di carica. Eh, nel momento in cui lo mettete in carica, eh, vedete che eh, cominciano a lampeggiare queste lucine. Nel momento in cui si Tutte e tre vuol dire che eh, lo strumento si è ricaricato. Ci mette circa tre ore e mezzo per una ricarica completa. Qui sopra poi trovate l'ingresso per il caricabatterie e potete decidere di ricaricare direttamente lo strumento oppure di eh, utilizzare la base. Quindi la base d'appoggio che serve poi per attaccarci anche tutti gli altri accessori, fa sia da base d'appoggio che è possibile ovviamente attaccare al muro e sono forniti anche due viti e due tasselli, ma appunto fa anche da eh, base ricarica. Quindi eh, in entrambi i modi potete eh, ricaricare questo strumento. Infine ci sono questi due tastini, questo sopra è quello che blocca eh, il grilletto in modo che non debba essere tenuto continuamente premuto e questo è quello che regola eh, l'intensità di aspirazione. Ci sono tre livelli di intensità, eco, medio e turbo. Con il turbo ovviamente eh, vi aspirate praticamente tutta la casa perché è super intenso. Chiaramente più è alto il livello di aspirazione, meno tempo durerà la batteria. L'azienda dice che eh, questo strumento può durare acceso in modalità eco fino a un'ora. Eh, io questo non ve lo so dire perché ho una casa piccola e non ho mai tenuto <ride> l'aspirapolvere acceso per un'ora di fila. Diciamo però che eh, per pulire tutta casa, facendo una passata abbastanza veloce, io ci metto all'incirca un quarto d'ora. E sicuramente ci faccio tranquillamente tre eh, passate di tutta casa ovviamente qui c'è poi anche l'indicatore di carica quindi nel momento in cui eh, la batteria si sta per spegnere diventa rosso e quello è il momento in cui mancano pochi minuti prima che si spenga del tutto questa poi è la spazzola più grande quella principale che ha questo rullo rotante che è fatto tipo di eh, moquette <ride> diciamo eh, questo rullo è, è facilmente smontabile ed è Lavabile, anche qui l'azienda consiglia di aspettare almeno 24 ore per un'asciugatura completa. Questo strumento è molto comodo perché è incredibilmente snodabile. Eh, basta veramente una minima rotazione della mano, che eh, già questa, questa spazzola va più o meno in tutte le direzioni, il che lo rende veramente uno strumento molto pratico e maneggevole. Questa è poi la spazzolina antiacari, che è fatta in questo modo qui. Anche qui c'è il rullo dotato di setoline che è estraibile facilmente con una monetina. Come vi mostro nella clip, eh, anche questo è lavabile, e questa spazzola risulta. Davvero molto molto comoda per materassi, poltrone, divani, cuscini e anche per i tappeti morbidi. Perché se la spazzola che vi ho mostrato prima va benissimo per eh, superfici dure, quindi pavimenti. E tappeti diciamo rigidi, eh, invece si incaglia, si incastra eh, nel caso di tappeti un po' morbidi. Eh, quindi, in questo caso questa mh, spazzola qui grande non può essere utilizzata, ma eh, viene in soccorso questa qui, che invece può essere tranquillamente utilizzata anche su eh, tappeti che appunto non sono così rigidi e eh, attaccati al pavimento, diciamo. Io ad esempio questa qui la uso eh, sul tappeto che ho in cucina, quello lungo lungo, e sul tappeto che ho in bagno. Inoltre, questa qui è veramente una manna dal cielo per quanto riguarda la pulizia dei cuscini su cui si mettono a dormire le cagnoline. Vi ho fatto una clip in cui vi faccio vedere proprio che basta una sola passata. E, eh, questa spazzola ha levato tutti i peli che ci sono sui cuscini delle cagnoline questi altri due accessori poi risultano davvero comodissimi per tutte le superfici eh, più difficili da raggiungere per gli angoletti per le fessure questo qui in particolare, soprattutto se unito a quest'altro strumento che è un accessorio davvero geniale secondo me, eh, perché è questo tubo snodabile, dicevo questo qui può essere utilizzato eh, ad esempio per eh, spolverare i libri, per spolverare le mensole, per andare dentro i cassetti, insomma eh, è veramente molto molto pratico. Infine, c'è questo accessorio che è veramente una figata, è proprio utilissimo perché, come vedete, ci si agganciano tutti gli strumenti, compreso ovviamente il motore centrale. Ma Non fa solo da eh, appoggio e da sostegno, ma come vi ho detto prima qui ci si può attaccare anche eh, la ricarica. Quindi, dopo la descrizione delle varie parti di questo strumento, veniamo a quelle che sono le mie impressioni di utilizzo perché, come vi ho detto, sto utilizzando questo strumento da più o meno un mese. Quindi, mi sono fatta un'idea, allora, innanzitutto comincio col dirvi che, dal mio punto di vista, questo eh, elettrodomestico è esteticamente molto bello perché questo bianco che caratterizza praticamente. Eh, tutto il corpo dello strumento con questo argento brunito che invece caratterizza le parti metalliche dal mio punto di vista è proprio bello inoltre per fortuna è uno strumento che non fa eccessivo rumore anzi direi che è quasi silenzioso quindi non produce rumori fastidiosi durante l'utilizzo e per me che sono una persona a cui i rumori forti danno particolarmente fastidio questo è assolutamente un plus ma veniamo all'aspetto: che trattandosi di un aspirapolvere, sicuramente è quello che interessa di più la maggior parte di voi, e cioè aspira questo aspirapolvere, cioè funziona bene? La mia risposta è sì, questo aspirapolvere funziona bene non solo sulla normale polvere, quindi anche peli, capelli, eccetera, eccetera, ma anche sulle cose un pochino più grosse, che possono essere sassolini o briciole. Ho fatto proprio la prova sbriciolando un biscotto sul pavimento, proprio per vedere come si comportava questo strumento. Momento, come vedete dalla clip, un pochino spara via qualche briciolina, ma la maggior parte delle briciole vengono comunque aspirate ed incamerate. Dopodiché, se qualcosa si è perso, basta semplicemente passarci. Di nuovo l'aspirapolvere e viene tirato su tutto. L'unica cosa è che quando utilizzo questo strumento in casa mia, siccome per praticamente tutto il pavimento io utilizzo questa spazzola qui, che però, come vi ho detto prima, non va bene per il tappeto della cucina e il tappeto del bagno. Quindi, quando penso di aver finito di aspirare tutta casa, mi devo invece ricordare che ho per forza di cose lasciato indietro il tappeto del bagno e il tappeto della cucina e che quindi devo ripassarci con questa spazzola qui. A parte questo aspetto, che ovviamente è del tutto soggettivo trovo che questo strumento sia molto pratico perché è senza filo molto comodo per varie situazioni per vari tipi di superficie anche è molto maneggevole perché come vi ho detto è incredibilmente snodabile la parte centrale che comprende anche l'impugnatura è ovviamente un pochino pesante ma non così pesante da rendere scomodo l'utilizzo di questo strumento se vi ricordate qualche anno fa io avevo fatto un altro video di eh, di recensione su un altro aspirapolvere senza fili che mh, alla fine insomma non è che mi fosse piaciuto più di tanto e per vari motivi eh, abbiamo relegato giù in cantina come aspirapolvere di riserva nel caso servisse. Eh, questo qui invece eh, lo sto utilizzando quotidianamente con grande soddisfazione e mh, questo non penso che finirà giù in cantina. Detto ciò, io ovviamente ringrazio l'azienda che mi ha mandato questo aspirapolvere dandomi la possibilità di provarlo addirittura in anteprima. Nell'info box ovviamente trovate il link diretto e tutte le informazioni utili. Nei commenti invece fatemi sapere che cosa utilizzate voi per pulire casa, che rapporti avete voi con l'aspirapolvere senza filo, con filo, insomma, come al solito ci sentiamo qui sotto nei commenti. Io per il momento vi ringrazio di aver guardato anche questo video, vi saluto e se volete ci vediamo alla prossima! Ciao!